Oggi è il 1° di aprile, voglio fare un bello scherzo. Quando annusano questo fiore, io schizzo fuori l'acqua. Fiel, piccolo Hans, annusa questo fiore del capitano. Senti, odora come una rosa, Hans. Non aver paura, metti più vicino tuo nafo. Stringete forte, capitano. Oh, qualcosa non fa. Non così, corpo di un brigantino. Capitano, voglio fate fare la doccia. Accidenti, ci vuole un bambino per fare questi scherzi. Credo che il capitano è troppo vecchio per questi pesci d'aprile. Voi non sapete come si fa. Prego, sedete su questa bassetta e io insegnerò a voi. Donna Vanziana sempre. Hans è un bimbo intelligente. Mi vengo un colpo se quel bimbo non diventerà ammiraglio. Bisognava mettere così. Sedete. Ora sdringo. Sprecati, Hans. Vista? Così bisognava fare. Il capitano ha proprio sbagliato. Bibi e Bibo, come li abbiamo chiamati in Italia, sono stati protagonisti di uno dei fumetti più longevi al mondo. In un certo senso potremmo dire che esistevano ancora prima di nascere. Un vero e proprio mito, considerando anche che per lungo tempo questi personaggi hanno praticamente vissuto due vite parallele. Rudolf Dierks, immigrato tedesco negli Stati Uniti, si è ispirato dichiaratamente ai monelli delle opere di Wilhelm Puch per creare i suoi eroi. Non solo Max e Moritz, come si racconta, ma anche Peter e Paul, i bambini protagonisti del libro Plisch und Plum. In qualche modo, Hans e Fritz, così si chiamano in originale Bibi e Bibo, sono un frullato dell'immaginario che Puch ha dedicato ai bambini terribili. Infatti richiamano Peter e Paul nell'aspetto, uno biondo col ciuffo e uno bruno coi capelli a spazzola, e Max e Moritz nel carattere diabolico e imprevedibile. Un omaggio dichiarato più che un plagio. Non escluso neppure che Wilhelm Puch, le cui opere erano famose anche in America, fosse a conoscenza di questi epigoni statunitensi. Puch era un autore di prestigio e notoriamente aveva al suo servizio un esercito di avvocati agguerritissimi. Eppure non ebbe mai a lamentarsi per la pubblicazione negli Stati Uniti dei Katzenjammer Kids. I Katzenjammer Kids furono pubblicati per la prima volta nel dicembre del 1897 su American Humorist, supplemento del New York Journal, proprietà di William Randolph Hearst, imprenditore ed editore molto potente, che già era riuscito ad accaparrarsi la collaborazione di Richard Felton Outcault e il suo Yellow Kid, strappandoli a Joseph Pulitzer, suo diretto concorrente. Rudolf Dierks diede vita così a questo nuovo duo di bambini terribili, un po' figli di nessuno e di tutti, all'interno di una comunità di immigrati tedeschi come lui, caratterizzati da un linguaggio caricaturale che echeggiava l'accento germanico in terra americana. La parola Katzenjammer in tedesco significa lamento di gatto. In gergo allude ai postumi di una sbronza e al rumore prodotto da uno stomaco sottosopra. Hans e Fritz, Bibi e Bibo, erano figli di un dopo sbornia, forse alludendo alla loro paternità incerta o ai dolori di stomaco che causano con le loro imprese ai danni degli adulti. Vivono in una pensione gestita dalla cuoca Mama, che in italiano diventerà la Tordella, e si relazionano principalmente con i pensionanti, tra cui spicca un maturo marinaio, il capitano, che dalle nostre parti diventerà famoso come Capitan Cocorico. Proprio come Max e Moritz di Puch, Bibi e Bibo vivono per fare scherzi e causare incidenti e imbarazzo alle persone intorno a loro. E puntualmente, alla fine delle loro storie, prendono botte da orbi, a volte anche da più adulti, che si mettono in fila per consumare la loro vendetta contro i monelli. Dopo quasi 20 anni di successo, Rudolf Dierks decise di fare un lungo viaggio in Europa e in sua assenza l'editore Hearst affidò le storie dei Katzenjammer Kids a un altro disegnatore, anche lui di origine tedesca, Harold Knerr.
un giovane artista che si era segnalato tempo prima disegnando le strisce con protagonisti i gemelli Finheimer, praticamente dei cloni dichiarati dei personaggi creati da Dirks, a loro volta debitori ai lavori di Wilhelm Buch, insomma, un archetipo che si propagava come un eco. Quando Rudolf Dirks tornò negli Stati Uniti, alcuni dissapori con Hearst e le proposte più vantaggiose della concorrenza lo portarono a spostare la sua serie sul New York World, realizzando di fatto una sorta di rivincita da parte di Joseph Pulitzer, cui anni prima Hearst aveva soffiato Yellow Kid. Ne seguì uno scontro in tribunale. Le leggi dell'epoca non erano ancora chiarissime riguardo il diritto d'autore, per cui alla fine del contenzioso fu emessa una sentenza che consentiva a Rudolf Dirks di continuare a disegnare la sua serie per un editore che non fosse Hearst, ma che gli imponeva di modificare il titolo, che da quel momento sarebbe stato The Captain and the Kids. Fu così che per molti anni gli stessi personaggi avrebbero continuato ad apparire su due giornali concorrenti, disegnati da artisti diversi e con titoli differenti. La serie The Katzenjammer Kids, adesso disegnata da Harold Knerr, avrebbe visto la sua popolarità crescere ancora, grazie anche al disegno più accattivante, più dettagliato e sotto certi aspetti più moderno di Knerr. Ma tutte e due le serie sarebbero andate avanti per lungo tempo, anche dopo la morte di Dirks e di Knerr, affidate a nuovi disegnatori. Signor, mi nombre sarà ammiraglio González per fuochi barbudo e sono venuto per ispezionare sto bastimento. Toffette restare a pranzo con noi, ammiraglio, come accidenti vi chiamate. Guarda, ti ingranati che ha sui piedi. Cosa fa un ammiraglio per guadagnarsi la paga? Credo che ammire, basta. Prego, avete mai conosciuto un marinaio chiamato Schmalzgebraten, signor Barbuto? Suo nome cristiano stava Heine! La fora che lo in marina! No, la fora in pasticceria di mia sorella! La molesta alcuna cosa! Prego, signor ammiraglio, fate attenzione con vostri speroni! Ma inghiotti! Ha inghiottito un offo! Non stare ancora su faccia di mondo un pacca alla spagnolo che trattare me in questo modo! Inghiottitatore! Le avventure di BB e Bibbo, ribattezzati così sul Corriere dei Piccoli, che nei primi tempi sostituì i balloon originali con le sue consuete didascalie in rima, si svolgevano inizialmente in uno scenario neutro, anonimo. Successivamente l'ambientazione diventò più esotica, una non meglio precisata colonia tedesca in Africa, dove anche la popolazione indigena era bersaglio degli scherzi dei marmocchi ed era rappresentata in un modo che definire oggi blackface sarebbe un eufemismo. Il punto fermo di ogni finale erano le sculacciate meritate dai due, somministrate dal capitano, dalla stessa Tordella o da altri adulti vittime dei loro scherzi. A volte eseguite con attrezzi di uso quotidiano, con una varietà e una fantasia che avrebbero potuto ispirare un manuale di sadismo. A differenza dei modelli di Wilhelm Buch, però, le avventure di BB e Bibbo non hanno mai avuto una conclusione definitiva, né sembravano avere un vero intento educativo. Anzi, potremmo dire che queste eterne sculacciate, da cui Monelli non imparavano niente, rappresentassero l'inutilità dei castighi corporali e la frustrazione di un mondo adulto che in realtà, per primo, non è capace di educare i propri figli.